Ciao a tutte e benvenute su Una casa alla volta. Io sono Francesca e oggi vi porterò con me nella mia cucina, vi mostrerò tutti quelli che sono i trucchi anche da homestager per tenere organizzata ed in ordine una cucina e visto che il video stava diventando troppo lungo, questa è solamente la prima parte. Iniziamo col dire che questo è un video richiestissimo, spesso mi chiedete tantissime informazioni in merito alla mia cucina, al come ho realizzato la cappa dietro le mie spalle, ai pavimenti, ai rivestimenti, alla marca della mia cucina, quindi ho pensato di fare un video riassuntivo che raccontasse tutti quelli che erano i dettagli di questa zona della mia casa. Alla fine il video è diventato più lungo del previsto. Se io parlo di casa, di progettazione, di cucina, di elementi che devono combinarsi tra loro e della mia filosofia di progettazione, ma anche di vivere la casa, non mi fermo mai, anche se parlo da sola. E quindi ho deciso di far diventare questo che è nato come un unico video, dividerlo in due episodi. Questa zona della casa è particolarmente vissuta. Noi come famiglia siamo composti da quattro persone, due bimbi e due adulti e anche due cani, Cavalier Giorgetti, Giorgettini e Anzianotti, che è appunto l'anziano del gruppo perché ha 13 anni ed è un Golden Retriever, mentre Giorgio è un Cavalier King. Quindi ci ritroviamo spesso sia nella zona cucina sia nella zona living a pranzare, ma anche a raccontarci come è andata la giornata, ad avere ospiti, quindi credo che sia una delle stanze principali e più importanti della casa. Nonostante questo video, nonostante le richieste di questo video, ho deciso di lasciarla così com'è. Non ho sistemato particolarmente la cucina, certo è pulita ed ordinata, ma è così come la vedete. Chi mi segue da diverso tempo, prima su Snapchat e poi su Instagram, saprà che è davvero così, pentola più, pentola meno. E c'è qualche trucco dietro, qualche trucco da homestager per far sì che la cucina sia sempre in ordine e sempre ben organizzata. Ne parleremo più avanti durante questi due video. Spesso mi chiedete che stile sia la mia cucina. È uno stile country? È uno stile nordico? È uno stile? Non ha uno stile ben definito. Quello che vi posso garantire è che non rispecchia quelle che sono le proposte classiche dei mobilifici italiani. Ecco, quello sì, perché alcuni elementi, come la grande cappa che vedete alle mie spalle, sono molto protagonisti e danno tanto carattere a questa zona. Questa cappa, strutturata alle mie spalle, è parallela e comunque è bilanciata nei confronti della parete attrezzata della zona living che avete visto nell'altro video e quindi tutto è in una condizione di armonia in questa grande zona living. Lo stile è quello stile senza tempo, quello stile che non può essere ben definito nel tempo e nello spazio, comunque nella moda del design italiano. È uno stile che nasce dall'influenza, no? E dalle ispirazioni che vengono certamente dai miei viaggi negli Stati Uniti, ma che portano anche in grembo tanto di tutto quello che è la bellezza italiana, tanto di tutto quello che è il design italiano e della nostra storia, della nostra proprio bella Italia. Tutta la cucina è stata progettata da me
È nata, oltre che dal desiderio di avere una grande cucina bianca con questa grande cappa che fa da protagonista, è nata dall'esigenza di come io vivo la mia cucina. È nata dall'esigenza di voler stare insieme e di voler raccogliersi tutte le mattine in questa grande isola e fare colazione in famiglia prima di iniziare la nostra giornata. E devo dire che la scelta di inserire un'isola all'interno di questa zona è stata vincente e vi spiego perché. Ad esempio, quando ho degli amici a cena o in un brunch a pranzo, spesso e volentieri ci si ritrova qua attorno alla cucina. Prima delle cene organizzo sempre un piccolo aperitivo informale in cui proprio qui sull'isola, in cui ci sono delle patatine, magari qualche salume, oppure una piccola torta salata, adoro la torta di salata di zucchine, oppure una torta salata di zucchine fatta da me, e insieme diamo inizio la serata così con un bel bicchiere di vino rosso fermo, perché io sono un amante del rosso fermo. Rosso fermo e diamo così inizio alla serata e devo dire che questo è uno dei momenti più belli, più conviviali che io e Marco riusciamo a ritrovare. Io magari sto ancora spentolando, sto ancora cucinando, sto finendo di preparare la prima portata della cena, oppure stiamo trafficando insomma ancora in cucina prima dell'arrivo di tanti metri di pizza. Ecco che questo diventa un bel momento di accoglienza e conviviale proprio all'ennesima potenza. Quindi ecco qual è la filosofia che mi guida soprattutto nella progettazione, sì il design, sì l'organizzazione, ma soprattutto come voi vi volete sentire in un determinato ambiente e come voi volete vivere la vostra casa, quanti sono i componenti della vostra famiglia e tanti altri aspetti che solitamente, insomma, in cui chiacchieriamo nell'ora di consulenza iniziale, che poi non è mai un'ora, diventa sempre molto di più. Dopo questa presentazione a 360 gradi, ecco che entriamo e iniziamo a vedere la mia cucina. Questa è la visuale di quando si entra proprio in casa mia. Come potete vedere, non si vede subito tutta la cucina, ma si vede solamente una zona insomma, la zona di questa cassapanca e la zona delle mensole, e soprattutto non si vede una zona che potrebbe essere in disordine, quale quella dove c'è la zona lavastoviglie e la zona lavabi. Continuando, ecco che si entra in cucina e riuscite a vederla totalmente, praticamente da ogni angolazione della zona living. Questa è la visuale che avete dalla mia zona living entrando nella mia cucina. Vi faccio proprio un tour. Ho deciso di posizionare due taglieri al fianco di questo lavabo tondo. Mi chiedete spesso il motivo di avere tre lavabi. È perché qui in questo tondo ci lavo spesso le verdure, mentre negli altri due, gli altri due sono adibiti alle pentole e ai piatti, perché qui c'è la lavastoviglie. Quindi torniamo all'isola. Lì dentro c'è una vera torta, o quello che dovrebbe esserci rimasto. Dopo, se riesco, ve la faccio vedere, perché questa tortiera è fantastica, vedete, perché fa il sottovuoto e quindi dopo devo riuscire ad aprirvela, ma così non sono assolutamente in grado di farlo. Vi raccontavo dunque, l'isola comodissima, strutturata con diversi pensili dall'altra parte, vi farò vedere per organizzare al meglio dei materiali da cucina, e l'ho valorizzata con delle parti in legno. Questi due sono di Ikea,
Questa tortiera invece l'ho presa su Amazon e troverete tutte le indicazioni nella descrizione di questo video. E questo è ciò che si vede quando si hanno le spalle alla finestra. Se invece adesso ruotiamo e andiamo dietro alla nostra isola, riesco a farvi vedere, ecco, l'altro lato della stanza, dove qui sopra abbiamo le mensole di cui vi ho raccontato la storia qualche video fa. Abbiamo una zona dedicata alla contabilità della casa, tutta qui dentro, e abbiamo ovviamente Giorgio che dorme. Dormi, amore, fai la nanna. Siamo molto stanchi oggi. Vedete, non si muove, non si muove. Allora, il mobile che vedete qui è un mobile IKEA, che solitamente non ha i piedini e non ha neanche le maniglie. Questo mi è caduto un po', vedete che è un po' fuori squadro. Non ha neanche le maniglie. Io le ho scelte e messe in linea con tutte le altre maniglie della cucina e dentro, sempre in questa zona, c'è la mia zona verde che continua e che mi dà tanta allegria in cucina. Come vedete, la nostra pilea sta crescendo tantissimo. Guardate, aveva solamente due foglioline, guardate quante ne ha adesso. I pavimenti ed i rivestimenti hanno un ruolo fondamentale. Spesso vedo delle cucine bellissime che poi non sono valorizzate a causa proprio del pavimento o del rivestimento che le accompagna. Io e per i miei progetti e per la mia casa avevo realizzato ad hoc una mood board esclusivamente dedicata a pavimenti, rivestimenti e alle varie nuance di colore da mettere nelle varie pareti. Volevo che la casa fosse comunque un ambiente unico, che ci fosse un filo conduttore che ci portasse da una stanza all'altra, ma volevo anche che non fosse totalmente bianca o totalmente di un unico colore, e quindi pian piano ci si sposta da un ambiente all'altro e si viene accompagnati dallo stesso mood, quindi dagli stessi pavimenti che trovate in tutta la casa e da dei rivestimenti che hanno dei piccoli richiami da una stanza all'altra. I pavimenti sono gli stessi che corrono lungo tutto il mio appartamento e si tratta di un gres porcellanato simil legno rovere biondo, quindi non è un rovere particolarmente scuro e non ha quella punta di arancio, aranciata o comunque rossa che alle volte caratterizza questo materiale. Il rivestimento della cucina è questa mattonella diamantata che potete poi ritrovare anche nella mia zona bagno e che riveste esclusivamente una striscia nella zona della cappa. Parliamo quindi della struttura della mia cucina. La struttura della mia cucina è una cucina stosa, è una cucina stosa modello Beverly che ho leggermente hackerato. Di questa cucina ho amato tantissimo le ante, ma non riuscivo a trovare nella casa madre una maniglia o dei pomelli che potessero rispecchiare il mio gusto e che potessero rispecchiare quello che era lo stile che volevo dare alla mia cucina. Volevo dare quello stile senza tempo che avevo in mente e non volevo avere quelle grandi maniglie molto moderne, come non volevo neanche avere quei pomelli oro oppure estremamente datati, diciamo. Quindi sono dovuta scendere a compromessi e vi faccio vedere come ho fatto.
Le maniglie e i pomelli che vedete posizionate su queste bellissime ante stosa sono di IKEA. Sono di IKEA perché mi davano la possibilità di ricreare il tipo di anta che desideravo, perché dovete sapere che l'anta la fa, oltre che le varie bombature e finiture, ma la fa soprattutto la maniglia. Quindi cosa sono andata a fare? Sono andata ad inserire alcuni pomelli, come sono anche andata ad inserire alcune maniglie nei vari cassettoni. Un piccolo trucco e un'attenzione: io l'ho volute posizionare al centro. Queste ante non erano nate per far sì che ci fosse una pressione tale da poter aprire le maniglie al centro, ma ovviamente tutto ciò non mi ha assolutamente scoraggiata. Quindi, ora vedo se riesco a farvelo vedere, ho realizzato una struttura in più, quindi ho chiamato il mio falegname e ho fatto mettere una struttura in più di rafforzamento per far sì che l'anta non avesse problematiche e che io potessi posizionare la mia maniglia al centro proprio come desideravo. Il top della mia cucina è in ochite. Io ci lavoro tanto, l'ho scelto in questo caso bianco, ma ho già il desiderio di cambiarlo e metterlo nero, e l'ho realizzato ovviamente su misura attorno a tutta la cucina. Ho desiderato un rialzo molto piccolino attorno a questa parte della cucina, e in più ho desiderato realizzare un mobile avanzato per dare un pochino più di movimento a tutto il modulo della cappa. Come ho fatto? È un modulo più profondo degli altri? Assolutamente no, l'ho solamente posizionato, avanzato dei centimetri che desideravo, e poi ho realizzato su misura la parte di top che, come vedete, è tagliato ed è più grande degli altri. I pensili alti sono più alti della media. Quindi il motivo per cui alle volte mi chiedete: ma perché la mia cucina non ha quell'impatto visivo come la tua? È perché io ho scelto il pensile più alto della gamma stosa ed in più l'ho finito sopra chiudendolo all'interno del cartongesso. Questo fa sì, questo piccolissimo dettaglio fa sì che non ci sia quello spiacevole gradino in alto che vi mozza, scusate il termine, la cucina, ma ve la rende completa e integrata all'interno della parete e le dà maggior valore. Io spero che questo video, tutto dedicato alla mia cucina, vi sia piaciuto. Questa è solo la prima parte del video perché risultava un pochino troppo lungo. Quindi ci vediamo nella seconda parte del video tra pochissimi giorni. Se intanto questa prima parte vi è piaciuta, lasciate un like. Se avete qualche domanda, commento, consiglio, vi aspetto come sempre nei commenti qui sotto. Intanto grazie e ci vediamo prestissimo al prossimo video. Ciao!